dico sempre, essere parte integrante di un film a cartoni animati, ma soprattutto Disney, significa essere lui per sempre. Essere la sua voce, ma non solo, anche il suo corpo, la sua anima in qualche modo. Non sei un attore che normalmente doppi, cioè Viggo Mortensen rimarrà per lui per sempre, o altri rimarranno loro per sempre. Invece qui rimani tu per sempre. Ed è un mondo dell'immaginario che ci ha sempre abbracciato tutti. Io i ricordi Disney, papà, mamma, nonno, nonna, tu e tuo fratello al cinema insieme, insomma. È l'occasione per stare tutti insieme il film della Disney, perché fai finta di accompagnare tuo figlio al cinema, invece sei te che piangi. E fai finta che ti è dato qualcosa nell'occhio. Almeno prima si poteva fumare al cinema, mi fate piangere, dice la sigaretta e fumo. Hai capito? C'erano queste scuse qua. E adesso lo stesso, Pixar è un'evoluzione pazzesca. Pensate a Inside Out, pensate a questi film meravigliosi. Per cui far parte ancora una volta del mondo Disney, Pixar, come già in Cars 1 o negli altri film che ho avuto il piacere di doppiare della Disney, è proprio un orgoglio come professionista e poi come uomo e come padre e, come ho detto all'altra sale, come nonno, proprio quando parleranno i nipoti, che quello era Nonnino che doppiava Chick-X, che è abbastanza infame qua, però qui recupero un po'. Però niente, questo è grande gioia, grazie.